C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli. «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla», disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli. «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!» Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò... Doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo. «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!» «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda
ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandrelogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua. Bagheera, corri e salta nell'acqua! Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandrelogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato. «Sono qui, intrappolato nella torre!» Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore. Tutto ok, Mowgli? Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore. Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte. Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille. Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando. D'ora in poi starai sempre con loro. Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli. I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.
If you're happy and you know.